Stasera ha fatto il suo esordio in campionato, perché in Coppa Italia già avevi esordito, no Simone? Sì, già avevo esordito, però cioè, di la verità volevo giocare di più in quest'anno. Però è andata così, spero di avere altre possibilità nel prossimo campionato. Beh, vabbè, però voglio dire, un giorno è classe 97, quindi sei giovanissimo. Questa sera hai avuto l'esordio prima fine del campionato, credo che devi essere soddisfatto, no? Sì, lo so, voglio dire grazie al mister che mi ha dato questa possibilità. Spero di averlo ricambiato nel modo giusto. Tipo, come ti ho detto prima, spero che l'anno prossimo giocherò di più. Senti, eri emozionato? No. Per niente, quindi pronti via, senza nessuna emozione, senza nessun timore reverenziale. No, c'era un po' di ansia di aspettare la partita, ma appena ho giocato la prima palla, niente più. Senti, hai provato anche la via del gol, un bel tiro da fuori dell'area di rigore. Si poteva fare meglio. Beh, il tiro è una delle tue, diciamo, caratteristiche, no? Quello di essere un combattente, in qualità anche tecniche buone, ma insomma. Sì, vabbè, però secondo me si poteva giocarla meglio con Felipe. Fabio Ceravolo, poi... Sì, devo fare un saluto. Devi solo salutare. Senti, no, dicevo, stavo facendo i complimenti a Simone, non so se... No, glieli faccio pure io, però se evitiamo a farlo parlare forse è meglio così, evitiamo brutte figure. Allora facciamo giocare di più magari, speriamo che possa giocare di più. Speriamo. Simone, grazie per essere stato, hai risposto insomma al nostro invito. Grazie, grazie veramente, in bocca al lupo. Crepi. Mi raccomando, vita seria durante l'estate, sì, non sì. Prendere troppo sole e allenati. Sì, grazie. Ciao Simone Tascone. Fabio. Non era preventivata questa. No, non era preventivata, magari per te lo faccio. Grazie veramente. Fabio, sei arrivato a quota 11 in classifica marcatori, sarebbero stati 12. E quindi davvero un campionato straordinario. Pagliari anche oggi ha tessuto le elogi di un giocatore che ha raggiunto la maturità più grande. Sì, io voglio solo ringraziare, ecco. Non so se sarà l'ultima o meno. Però ad oggi sono ancora della Ternana fino a tutto giugno. Niente, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno voluto bene in questi anni. Sono stati 4 campionati tosti, tribolati come si dice qua. Mi ha dato la maturità giusta di diventare, a mio avviso, uomo prima di tutto e poi un discreto calciatore. Spero di avervi lasciato un bel ricordo e niente. Senti, a me fa particolarmente piacere che tu sia qui con me e senti quell'abbraccio Vitale Ceravolo, parte l'azione, Vitale che crossa per Ceravolo che di testa fa uno dei suoi gol, non tanti di testa ma quei pochi belli veramente, e poi l'abbraccio fra i due giocatori che non sanno quello che sarà il loro futuro, tu ancora niente quindi, nessuna? No, niente, silenzio, un silenzio che fa male, ecco. Però, ripeto, oggi ci tenevo, il mister già me l'ha detto, non sarei partito all'inizio, ci tenevo a entrare, gliel'ho detto, poi se veniva il gol ancora meglio, così è stato, ho sentito un bel boato e mi sono venuti i brividi, anche a sentire il mio nome, niente, voglio ringraziare i tifosi, la squadra di indossare questa maglia, mister, magazzinieri, tutti quelli che hanno la Ternana e naturalmente anche voi giornalisti. Ultima cosa, consentimela, se domani, dopodomani oppure già hai preso un'altra strada, un'altra decisione.